Finisce 2-2 l'anticipo della sesta giornata di Serie B tra Crotone e Brescia, un match che ha visto i pitagorici raggiungere il pareggio proprio negli ultimi secondi della gara. Partita in discesa per i lombardi che vanno subito in vantaggio all'11esimo grazie a un rigore di Donnarumma causato da un fallo di Golemic su Torregrossa che costa l'espulsione al difensore rossoblu. Nonostante l'inferiorità numerica, il Crotone crea qualche occasione, ma il pareggio arriva al 56esimo grazie al gol di testa di Budimir su assist di Firenze. Il Brescia non ci sta, vuole i tre punti. Al 72esimo Tonali sfrutta un errore della difesa rossoblu, crossa in aria e Dall'Oglio insacca in rete. Il pareggio dei calabresi arriva al 96esimo. Fallo del portiere Alfonso su Budimir, l'arbitro concede il rigore che viene siglato dallo stesso attaccante del Crotone. E non c'è da aggiungere altro se non fare i complimenti alla squadra per come ha lavorato sul campo, per l'orgoglio, la determinazione, la cattiveria che si diceva in questi giorni che doveva farla da padrona. Oggi nella difficoltà probabilmente è uscito un carattere che questa squadra deve sempre portare in campo, e nonostante l'inferiorità, nonostante anche qualche avversità, la squadra ha fatto una partita strepitosa. Giuseppe Laratta per la CNews 24.